Ciao ragazzi, questo nuovo video verrà intitolato Chi è il Nemesis? Cominciamo dunque oggi una nuova rubrica dei segreti e dei punti rimasti senza risposta nei videogiochi. Iniziamo con uno dei buchi di trama più discussi di sempre, con l'imminente uscita del remake di Resident Evil 3. Oggi ci chiediamo chi è il Nemesis. Intanto cominciamo col dire che i modelli di Tyrant che incontriamo nei vari Resident Evil sono il Proto Tyrant o T001 di Resident Evil 0, che affronta Rebecca, il Tyrant OT002 di Resident Evil 1, Mr. X OT00 di Resident Evil 2 e Nemesis T-Type di Resident Evil 3, che a differenza degli altri modelli di Tyrant ha capacità mentali sviluppate e un interesse a cercare e scovare i sopravvissuti del team del Recon Police Department, ovvero le STARS. I Tyrant, per essere sviluppati, hanno bisogno di cavie umane. La Umbrella, quindi, col processo di mutazione, cambia la forma fisica dei soggetti, la loro potenza, e a volte qualche soggetto non riusciva a sopravvivere. Quindi il punto ora è, visto che il Nemesis, a differenza degli altri modelli di Tyrant, ha capacità intellettive superiori, chi potrebbe essere? Sicuramente un soggetto che non può essere presente in Resident Evil 3, ma deriva da titoli precedenti, ovvero Resident Evil 0 e 1, perché il 2 si svolge quasi in parallelo. Infatti comincia un giorno prima del 2 e finisce un giorno dopo. Il problema diventa capire se il soggetto sia una cavia viva o una cavia morta. Prendendo come possibili candidati per il Nemesis, la nostra ricerca porta a due possibili soggetti, Billy Cohen o Enrico Marini. Non prendiamo come possibili candidati gli altri membri della STARS, perché anche se sono morti, le loro condizioni fisiche erano pessime o si erano già mutati in zombie. Billy Cohen, una volta che aiuta Rebecca a sopravvivere agli eventi di Resident Evil 0, si dirige verso la villa dove si svolgono gli eventi di Resident Evil 1 e Billy scompare. Billy potrebbe essere stato rapito da Wesker, che lo ha monitorato durante gli eventi di Resident Evil 0 e, vedendo le sue grandi doti combattive, essendo un ex militare, ha aspettato che rimanesse solo nelle foreste di Raccoon City e lo abbia rapito per effettuare gli esperimenti del Nemesis. L'altro candidato per essere il Nemesis potrebbe essere Enrico Marini. Come sappiamo, però, Enrico è morto al 100%, in quanto durante Resident Evil 1 muore per mano di un misterioso soggetto che gli spara nella cava. Quel soggetto si rivelerà poi essere Wesker. Enrico, in ogni modo, conosce ogni singolo membro della STARS, essendo come Wesker il capitano della squadra Bravo. Quindi la sua mente potrebbe avere una sorta di memoria di tutti i membri della STARS, e quindi il candidato perfetto per il progetto Nemesis, in quanto per cacciare i membri della STARS ci voleva un membro della STARS. Oppure il Nemesis potrebbe essere un soggetto qualsiasi di cui noi non sapremo mai nulla. Forse il remake di Resident Evil 3 ci darà le risposte che cerchiamo, o forse no. Comunque ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e lasciate nei commenti le vostre teorie. Per ora è tutto, grazie e alla prossima.